Uno, due, tre, boom! È una mostra internazionale, parte da lontano, da un progetto di matrice australiana, è portato qui in Italia dalla Time for Fun con l'amministratore Claudio Panadisi, che sarà qui presente anche questa sera. In Italia ha registrato numeri da record, oltre 500.000 presenze. L'ultima tappa, voglio ricordare, il Porto Antico di Genova, e siamo lieti di essere qui a Bari perché non ha nulla di meno. Una bellissima città, tra l'altro in occasione del vostro Teatro Margherita, restituito finalmente alla città come giusto che sia, questo capolavoro del Liberty. Quindi io invito tutti a vedere questo spettacolo dell'arte all'interno della spettacolosa arte di Van Gogh. Spieghiamo un po' come si sviluppa questa mostra. È una mostra multimediale, ma cosa significa multimediale? Significa tanti canali di comunicazione, una parola che sembra complessa ma in realtà ha una semplicità nel concetto. Cosa significa multicanale o multimediale nella fattispecie? Significa far interagire diverse percezioni sensoriali. Nello specifico abbiamo montato nelle sale una serie di schermi, quindi l'effetto multi-screen, dove ci saranno proiettate oltre 3.000 immagini che interagiranno fra di loro in una sorta di dinamica ideale. Il tutto sarà accompagnato da un suono surround, una tecnologia di ultima generazione che tenderà ad immergere, a circondare, coinvolgere lo spettatore. Quindi vedremo delle grandi immagini su schermi giganteschi e sentiremo le musiche straordinarie della Belle Époque.